Buonasera da Chiara Principi e ben ritrovati a questa seconda edizione del Web TG di Newsmarket.it. Diamo subito uno sguardo ai titoli. Padre tenta di dar fuoco al figlio durante una lite, entrambi feriti, è successo a Civitanova Marche. Crisi, i dipendenti di Confindustria Ancona in cassa integrazione il venerdì. 8 marzo, iniziative di Ferrovie dello Stato sui treni marchigiani. Commissione regionale approva la delibera sul commercio equo solidale e stanzia 36.000 euro. Bene, iniziamo con le notizie dalla provincia di Ascoli Piceno, in questo caso da Fermo. Incontro in regione del sindaco Nella Brambatti con l'assessore regionale alla salute Almerino Mezzolani. Un incontro per riportare all'attenzione sulla difficile situazione che sta attraversando l'ospedale Murri di Fermo. Il sindaco ha fatto presente all'assessore che c'è uno stato di totale emergenza ospedaliera per quanto riguarda in particolare la nomina dei primari. È necessaria anche una riflessione sulla dotazione organica e sotto il profilo tecnico, ha detto la Brambatti, è fondamentale sostituire le apparecchiature, ad esempio per la risonanza magnetica, che sono obsolete. Andiamo ora a Pesaro con Gabriele Grasso. Bentrovati dalla redazione di Pesaro. Una solida prospettiva per i lavoratori della Berloni. I sindacati riferiscono che entro questa settimana l'azienda provvederà a derogare almeno il 50% relativo alla busta paga di dicembre-gennaio. Venerdì ad Urbino si insedierà il nuovo presidente dell'ISIA. Fernando Dalla Chiesa è stato nominato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Da Pesaro tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Gabriele. Ora per le notizie dalla provincia di Macerata. Durante una furiosa lite a Civitanova Marche, un padre, un uomo di 68 anni, ha tentato di dar fuoco a proprio figlio, un quarantenne, gettandogli addosso del liquido infiammabile. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118 e durante i soccorsi sono state riscontrate delle chimosi sul volto del padre, alcune ustioni su volto e spalle del figlio. E andiamo adesso a Senigallia, Alberto Olivieri. Bentrovati a tutti quanti dalla redazione di Senigallia. Si è aperta con successo venerdì 1 marzo la Rocca Roveresca, la retrospettiva dedicata all'artista Antonio D'Agostino, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Senigallia in collaborazione con il Museo d'Arte Moderna e Fotografia di Senigallia. Sport, calcio, unico derby stagionale allo Stadio Bianchelli di Senigallia. Domenica 10 marzo si affronteranno Vigor Senigallia e Biagio Nazaro Chiaravalle. Sono infatti soltanto queste le formazioni della provincia di Ancona rimaste in eccellenza. Per tutti gli approfondimenti vi ricordo il sito radiovelluto.it. Grazie Alberto. Ed infine le notizie dal capoluogo. Cassa integrazione in deroga di tutti per tutti i venerdì pomeriggio per il 60% dei dipendenti di Confindustria Ancona. La crisi del tessuto produttivo anconetano è pesante. Dal 2008 i contributi associativi incassati dalle 1.000 imprese soci sono diminuiti del più del 22% e l'organizzazione degli industriali ha deciso così di condividere una situazione di difficoltà. Angelo Tomassetti, coordinatore del Centro Democratico di Ancona, in una lettera aperta al commissario del Comune Corona, Antonio Corona, chiede spiegazioni sul fatto che il Movimento 5 Stelle avrebbe ottenuto dal Comune il chiosco ex Graffio in piazza Pertini per farne la propria sede per questa tornata elettorale del Comune. Il Centro Democratico si chiede come mai il Comune non ha portato a conoscenza di tutti i partiti la circolare prefettizia che informava sulla possibilità di affittare immobili non utilizzati dall'ente per questa campagna elettorale. Diamo insieme uno sguardo alle previsioni del tempo per domani nelle Marche. Cielo con prevalente nuvolosità in diminuzione soprattutto nel corso della mattinata, piogge contratte verso le province settentrionali in mattinata dove permarranno con buona durata e diffusione, poi nuovo impulso delle piogge nel pomeriggio. Temperatura in sensibile aumento, le minime fra i 6 e i 9 gradi, le massime fra i 15 e i 18 gradi. Ancora possibili foschie soprattutto al mattino. Bene, io vi ringrazio davvero tutto, buona serata, noi ci rivediamo domani mattina.